Ja, vertel. Nou, dit is echt, dit was echt een grap. Nou, die zakken die kwamen altijd onder de douche altijd. Altijd lachen, kijken en boep, diep zo groot, diep dat en diep zo. Je kent het wel, hoor. Ja. Mannentaal. Ja, zeker. Dus op een gegeven moment, ik sprak nog niet goed Italiaans, hè. En ik werd helemaal gek van die man. Elke keer bij die douche al helemaal lachen, dit en weet ik veel, allemaal opmerkingen gemaakt. Dus ik zeg, in het Italiaans, ik zeg, nou, dit is een man. Maar in een gebroken Italiaans. Ik zeg, die heeft een apparaat van 2 meter. Hij kan er helemaal niks mee. Dood ongelukkig. Gaan die plastisch rug. Hij zegt, nou, rol hem maar uit. Hij rolt hem uit. Zo. Hij zegt, ik denk dat ik er ongeveer 1,75 van af kan halen. Dan maak ik een operatie. Weet je zo. En dan hoop ik dat het lukt. Volgende dag gaat hij terug naar de chirurg. Met een fles champagne. Hij zegt, ja, dit moeten we vieren. Hij zegt, ik ben de gelukkigste man van de wereld gemaakt. Dus die drinken die champagne op. Maar hij is een beetje lam op een gegeven moment. Hij zegt, meneer chirurg, nu moet u me nou eens even vertellen. Hij zegt, ik heb er 1,75 van afgehaald. Wat doe je daar nou mee? Hij zegt, nou, dat is heel eenvoudig. Doe mijn pruikje op. En hij is nu trainer van Milan. Waarop? Nou, trainer. En dan zeg ik, kijk zo. Hij zegt, no respect. Maar hij is nooit meer onder disco. Nooit meer geweest. Mi dici quando è già la frutta? E sei andato a fare al Blackburn, sei andato ad allenarti, che c'era quello lì. Ma io non la sapevo sta storia. Ma che cacchio fa? Sei andato al Blackburn ad allenarti? Ho fatto una settimana di allenamenti. Perché il Bubà, che è stato carino, mi dice, vai a allenarti, vai a giocare in Inghilterra da qualche parte. Allora lui mi dice dopo un giorno, guarda, se vuoi, ho parlato con quelli del Blackburn, se ti vai a allenare con loro, se vedo che stai per non hai problemi fisici, e mi dice, ma tu hai problemi fisici? No, allora ti fanno il contratto, vai. Io dico, vabbè, vado là. E sto là una settimana, ok, e mi alleno tutto a posto, poi ci danno 3 giorni liberi. Eravamo in Austria, io prendo, vado in Sardegna, 3 giorni vacanza, e poi cos'è? Dopo 3 giorni dovevamo trovarci a Brunico, una roba così. Allora dico a mio amico Silvio, che è lì, dice, sì, dico, Silvio, vieni a prendermi all'aeroporto, poi andiamo in macchina e mi porti là. Lui, ok. Dopo 3 giorni prendo l'aereo e lui prende il trolley e la mette in baule. E io sono fermo così. E lui dice, che cazzo stai facendo fermo così? E io, no, niente, aspetta un minuto. E lui dice, che è successo? No, dico, aspetta un minuto, dai. E dopo 2 minuti che sono, mi dice, oh, ma che è successo? Gli dico, ma in due cazzo vado, ma basta. Lasciami qua, me ne ritorno in vacanza. Allora l'ho lasciato, preso la valigia e sono andato via. Te ne vacanza. Sei andato, eh? Sì. Ma perché stavi per filmare col Blackburn e poi lì hai smesso proprio, eh? Sì, penso di sì, non mi ricordo, Nick. Era ora, Bobo, No? Ma potevo ancora giocare, solo che non lo so... Matri chiede sempre alle 5. Eh? Matri chiede, sono sempre alle 5. Matri alle 5? Oddio. No, la barzelletta che ha raccontato Luca Toni con Roberto era bellissima, quando un giorno allenamento aveva un cane di lì, e Mazzone dice, andate via questo cazzo di cane, fuori! E di Roberto, ah no, bene, che gioca. Sì, bravo, questa è famosa, bella. Quindi hai di Robin, può stare. Ma Edmundo, io ho visto un'immagine dove lui è immortalato con una scimmia e gli fa bere un bicchiere di birra. Ma era matto così veramente Edmundo alla Fiorentina? Vabbè, devi sapere che Edmundo arrivò a Firenze
E lui disse: c'è il mare a Firenze, vero? E loro gli dissero: certo, c'è bagno a Ripoli. E lui dava per scontato che ci fosse il mare. Quando arrivò a Firenze e capì che il mare non c'era, andò nei matti. Mi toccò portarlo a me a Viareggio, da Firenze, e ogni 2-3 giorni venivamo al mare, perché lui doveva vedere il mare. Era convinto che bagno a Ripoli, che era una frazione di Firenze, fosse... ci fosse il mare. Quindi da lì ti puoi immaginare. Ma poi mi ricordo una stagione di carnevale, quando fu il carnevale in Brasile, lui partì e mandarono dei dirigenti a prenderlo perché non tornava più, non era nei carri a saltare, a ballare. Sì, ma lì fu veramente una cosa assurda. Ma se non poi, poi se vuoi ti racconto anche un aneddoto da spogliatoio campo prima della di una partita, se ti fa piacere. Vai Stefano, siamo qui per questo, vai! Allora, devi sapere che quando giochi la sera, giocavi la sera comunque, il giorno fai il pomeriggio, fai il riposino. Poi c'è la merenda e la riunione tecnica, dove l'allenatore ti fornisce la formazione che scenderà in campo, più tutta le varie marcature, no? Almeno da noi funzionava così, ma credo tutt'oggi funzioni così, con la lavagna, che fanno vedere i marcatori e le varie posizioni di uno che deve tenere in campo. Arriviamo dopo la merenda alla riunione tecnica, Trapattoni guarda e fa a Luciano Dati. Luciano Dati è quel famoso massaggiatore che ci aveva dietro la pistola il mitra dei gol di Battistuta, no? Perché Bati tutte le volte faceva gol, andava da lui, insomma, tutte le volte ci aveva la maglia con i gol di Battistuta. Se non che guarda Dati e gli fa: Edmundo dov'è? E lui fa: mister, dov'è? Quindi ci guardiamo tutti intorno, Edi, dov'è? Va a chiamare, è ancora a letto, era ancora in camera. Allora va Luciano Dati, va in camera da Edmundo, bussa alla porta e lui fa: Edi, fa, chi è? E lui: c'è la riunione tecnica. La ciabattata nella porta, per dire, fammi dormire, vai via. E praticamente Edmundo non venne alla riunione tecnica. Quindi ti puoi immaginare lo stupore nostro, tutti, e ora, sicuramente lo mette fuori, sicuramente non lo fa giocare, e ora che succede? Insomma, se arriva al campo, increduli tutti, lo mette in formazione. Edmundo titolare. Doppietta, l'ha vinta da solo 2-0 a Empoli. Questi sono i grandi giocatori. Ma a proposito di grandi giocatori, caro Stefano, ci scrive: Inzaghi era addirittura intimidito dalla marcatura hard del marocchino Necrus. Per cui, dai, allora, sono tutte cose belle. Tutte esperienze positive. Ti aspetto in panchina. Dai. Devo venire a trovarti. Ora ti faccio una domanda che fa ridere. Ti do una roba che fa ridere, che Ventola mi ha detto di chiedertelo. e poi dopo ti lascio, così vai a riposare. Ah, vabbè, ma non c'è problema, lo sai che parlo volentieri. Poi no, finché si parla di calcio, di queste cose, possiamo stare qui anche, lo sai com'è, capito? Ma ti chiesto di chiederti la partita Bari-Juventus, Necruz. Cosa hai sentito quando ti ha messo il dito? Ma lui era Bari? Stava giocando lui. Mi ha detto: scusa, ma no, di lì? Quella... Dici, a Pippo cosa sentiva. Ora glielo chiedo. Quella fu un'esperienza devastante. Perché poi, quella era una delle prime partite di campionato, e mi dissero che lui l'aveva già fatto con altri, però io non me lo aspettavo. Cazzo, non ti sento. Garzia e Necruz. Inizia la partita... E lui mi viene vicino, sai che marcavano uomo col libero e i due marcatori, mi tocca Necruz e la prima palla mi dà una botta sui coglioni da sotto, ma dico: ma oh, che giro, ma stai scherzando, ma che stai a fare? Tutta la partita, a fine primo tempo, a Lippi gli ho chiesto: mister, tirami fuori, se no gli do una gomitata, mi continua a toccare le palle, cioè tutta la partita così. Ti giuro, mi aveva reso nervoso, non avevo preso una palla. Continuavo a pensare a lui, mi continuavo a schiacciare, a tirare, però dopo al ritorno avevo caricato un po' Montero. No, Montero.
Ma a un certo punto su un angolo sento che ne cruzzo. Se cade più Montero, cazzo d'angoli, senti delle fiamme. No, però fu quella un'esperienza che non mi era mai capitata, però anche quella. Lo sai, una volta quando eravamo noi in Serie B ti ricordi che succedeva di tutto, ma quella c'era... Inzaghi era addirittura intimidito dalla marcatura hard del marocchino Necrus. Io rivedendo quelle immagini, non so se le possiamo mostrare, cioè veramente colgo da parte tua quel sano fanatismo che ti caratterizzava per il gol, che ti impediva, letteralmente ti impediva di vedere se ci fosse Del Piero o Gesù Cristo al tuo fianco. Cioè questo è quello che io veramente, lo dico con grande sincerità, è quello che io ho notato in queste scene, che adesso possono vedere anche gli altri. Perché tanti hanno detto, ma Filippo poteva essere buono perché Del Piero in quel momento recupera dell'infortunio, segnava su rigore, eccetera, aveva bisogno di un gol in movimento. Del Piero secondo me non aveva bisogno di nessun regalo da parte di Inzaghi, ma Inzaghi aveva bisogno di fare quello che ha sempre fatto, gol, ed è quello che anche fatto. Perché, anche perché lui, insomma, anche perché poi lui li faceva senza mi assist e poi lui era uno... d'assist. Però adesso, a parte gli scherzi, questo che è successo chiaramente non... però io nel 98 non voglio dire niente, però nel mondiale a Baggio con l'Austria, vi ricordate? Perché voi magari vi siete dimenticati, non giocavo mai, sono entrato, sono arrivato avanti alla porta, portiere mi è uscito e Baggio ha fatto gol a porta vuota. Io che faccio un assist, Baggio non si può guardare, è vero, però è successo. Per cui... Infatti molti hanno detto che volevi tirare. Barone manco. Al mondiale sta ancora aspettando. Forse volevo tirare, l'ho presa male. Ale, scusami, vorrei chiusare. No, tanto dalla regia mi hanno comunicato una cosa che non ho capito. Prego, Ale. No, niente. No. Dopo l'immagine non c'è niente da dire. Abbiamo riso, ma dopo il primo gol, che tipo ha fatto bene a tirare, sono il primo ad abbracciare, cioè, guardiamo un attimo. Ma io non ho visto neanche Barone. Io non ho visto neanche Barone. Ricordiamo. Non hai visto tanti di noi, Pippo, non ti preoccupare. Ma perché siamo lui vedeva tanti, solo una cosa? Ti vogliamo bene lo stesso. Non ha visto Barone, oh. Lui vedeva solo Barone una cosa. Barone ancora che devo aspettare. Va bene. Esatto. No, vabbè, c'è il fatto che poi non, quando segna tutto non è che vai a abbracciarlo. Ognuno questo è il secondo gol. Dopo il secondo gol, che lui fa bene a tirare perché io non ci arrivo, fa bene. Io sono il primo ad andarlo ad abbracciare. Guarda, io corro, bello, contento. Sì, ma non vale, io non vedo niente, non vale. Vedi i capelli troppo lunghi, Pippo, quello è il problema. Quando mettevi giù la testa non vedevi niente. Guarda. Qui l'abbracci. L'abbraccio sincero. Ale, hai visto, a fare l'allenatore li ho persi. Allora, questa, poi invece qua... Questa è un altro tipo di esultanza che ho deciso di fare. Ogni gol che faceva Pippo cercavo di fare un'esultanza diversa e...